Il K-Tour test è un test che viene fatto per misurare i corpi chetonici all'interno delle urine e quindi misura la chetonuria. La chetonuria è un parametro di grande successo quando noi eseguiamo una dieta mirata al dimagrimento con particolare attenzione verso la massa grassa, verso il grasso del corpo, in particolar modo il grasso metabolico, oltre a quello sottocutaneo, ma in particolar modo vogliamo eliminare il grasso metabolico, i corpi chetonici all'interno dell'urina, e quindi la chetonuria misurata con questo test, chiamato K-Tour test, ci dice che noi stiamo ottenendo il successo, abbiamo raggiunto l'obiettivo di dimagrimento, ossia l'aumento e il mantenimento della massa magra con eliminazione, lo sciogliersi della massa grassa. Il K-Tour test nasce però anche per misurare i corpi chetonici nei soggetti affetti da diabete, i quali, soprattutto insulino dipendenti, per mancanza e per incapacità delle cellule beta delle isole di Langerhans pancreatiche nel produrre l'insulina, in quei soggetti la chetonuria misura praticamente l'eventuale stato, se associato a glicosuria e a glicemia con valori superiori a 250 di glicemia, ci potrebbero indicare uno stato praticamente di chetoacidosi metabolica. Noi lo vediamo anche descritto all'interno del foglietto illustrativo che troviamo dentro la confezione del K-Tour test, che altro non è che una confezione che acquistiamo in farmacia, e all'interno sono presenti degli stick, e ben precisamente 25 strisce che hanno una superficie praticamente con della spugna in cui è presente il nitroprussato sodico insieme alla glicina, che in ambiente alcalino reagisce con l'acido acetoacetico e l'acetone, corpi chetonici presenti all'interno dell'urina, cambiando colore, e quindi da un colore bianco-giallo, che è il colore giallo dell'urina, va verso il rosa chiaro, il rosa più scuro, fino al violetto. Questa intensità e questa variazione di colori che noi abbiamo la possiamo vedere all'interno dello stick, in cui vediamo proprio il passaggio dalla colorazione gialla, che vuol dire l'assenza di corpi chetonici, ad una presenza di corpi chetonici molto bassa, sotto i 5 mg, addirittura si parla per milligrammi per litro praticamente di urina, fino ad arrivare a valori che possono superare i 100 mg per litro di urina. Queste variazioni ci indicano che noi stiamo sciogliendo una grandissima quantità di grasso e stiamo veramente dimagrendo. Quindi con queste striscette noi, che vengono impiegate anche per il diabete nell'ambito di una dieta, esattamente il contrario di quello che troviamo in un paziente diabetico insulino dipendente, cioè incapace di produrre insulina perché l'assenza di insulina impedisce alle cellule di utilizzare il glucosio, cosa che non accade in un soggetto in dimagrimento, perché noi l'insulina non la possiamo azzerare completamente, ma bloccando i picchi glicemici, l'eccessiva produzione di insulina. Passiamo da un soggetto obeso, iperglicemico, iperinsulinemico, ad un soggetto, obeso, iperinsulinemico, ad un soggetto praticamente con livelli di insulinemia normali o addirittura bassa. Perché? Perché non produciamo più zucchero, quindi non abbiamo bisogno di produrre eccessive quantità di insulina. Al suo posto verrà attivato un ormone, il GH, l'ormone della crescita, che viene prodotto durante le ore del sonno, e quello ci permette di dimagrire, perché il GH, lo sappiamo ormai da tempo, oltre ad essere considerato l'ormone della giovinezza come l'ormone della crescita, quando siamo vecchi l'ormone della giovinezza, quindi più ne produciamo facendo una dieta proteica, più ci manteniamo giovani e acquisiamo il nostro benessere, il GH è l'ormone brucia grassi per eccellenza, che i culturisti utilizzano proprio per sciogliere il grasso. Questo K-Tour test quindi ci misura la presenza dei corpi chetonici, che ci indica se avviene quelle variazioni di colorazione, il successo della nostra dieta dimagrante, una dieta soprattutto chetogenica, che punta a produrre praticamente i corpi chetonici, e ormai lo sappiamo, al di là del digiuno o del semi che noi utilizziamo, che invece è devastante anche per i muscoli, utilizziamo una dieta che è una sorta di semi digiuno, o precisamente digiuno proteico,
o dieta minacidica, perché noi manteniamo la quota di proteine in base ad un rapporto ben preciso stabilito dal professor Blackburn di Harvard, che è la dieta praticamente proteica o aminoacidica, o chiamata appunto digiuno proteico, proprio perché viene misurata una quota da 0,8 fino a 1,2 g nel soggetto maschile, leggermente un po' più alta la quota di proteine per massa muscolare più presente rispetto a quello femminile, in un soggetto che non fa attività fisica. Se il soggetto fa un'attività fisica intensa deve raddoppiare le dosi, se fa bodybuilding può arrivare a un massimo di 3 grammi per chilogrammo di peso corporeo ideale. Tutte le altre condizioni di attività fisica bassa o media intensità trovano una condizione intermedia che va studiata di volta in volta. Quindi con la nostra dieta chetogenica, che è un digiuno proteico, un semidigiuno o dieta aminoacidica, o semplicemente chiamata dieta proteica, riusciamo a produrre i corpi chetonici, e la presenza di corpi chetonici misurata con queste strisce al nitropulsato sodico e glicina, che in ambiente alcalino reagiscono con i corpi chetonici, acetone e acido cetoacetico all'interno dell'urina, ci dice, in base alle variazioni del colore, se stiamo passando a condizioni di bassa quantità di corpi chetonici sotto i 5 mg per litro, fino a un massimo di anche oltre 100 mg per litro di corpi chetonici. Penso di aver spiegato così cosa significa fare un test, il Ketur test, e vi ringrazio per la cortese attenzione.